là. Eccoci. Siamo partiti. Sì, partiti. Partiti. La partita è iniziata. Ora ci sono i primi momenti in cui chiaramente ogni calciante cerca il suo avversario. Qualcuno con scontri di tipo chiaramente più pugilistico. Io sto vedendo per esempio un calciante qui, Rocky. Ecco, ci sono un paio di scontri. Però è tutto, per ora è tutto abbastanza nella norma. Ecco, è importante sottolineare come questi primi momenti in cui la palla è in mano agli azzurri, chiaramente si cerca, come dire, di capire com'è il campo, cosa vuol dire. Soprattutto quali sono un po' i punti deboli. Esatto, di capire come si sono schierati gli avversari, di trovare i varchi, perché è importante chiaramente anche, come dire, non perdere la palla, è uno degli aspetti assolutamente fondamentali del gioco. Tra l'altro diciamolo che gli sconciatori, che sono quelli che agiscono a centrocampo, ovviamente sono decisamente più importanti nel momento in cui la palla l'hanno gli avversari, certo, perché devono rompere, mentre tutto il resto della squadra si fronteggia uno a uno proprio per liberare dei varchi di spazio. Ecco, per esempio, vedete adesso il calciante azzurro ha provato a cercare un varco laterale. Questo è un tipo di azione che vedrete spesso e volentieri, perché tra l'altro la persona che ha in mano adesso la palla è Gabriele Ceccherelli, lo Zena, soprannominato Zena, è uno dei calcianti più rappresentativi degli azzurri, anche lui appunto l'uomo che vi dicevo, di cui parlavo poco fa, 53 anni se non vado errato, quindi insomma, come dire, uno spot alla giovinezza, ecco, in senso assoluto. Chiaramente adesso ci sono un po' di scontri, però per adesso, voglio essere sincero, è tutto molto nella norma, tutto molto all'interno delle regole. Scontri sempre uno a uno, vediamo molto fronteggiamento proprio con la tecnica del pugilato. Sì, sì, qualcuno sì, invece sì, lotta greco-romana, sì, gettandosi a terra. Fino a questo momento non ci sono stati interventi tali da ritenere necessario interventi diciamo a fermare una certa troppa esuberanza. Il pallone non circola ancora in avanti perché siamo nella fase Christian di studio. Di adesso studio, ecco. I blu, gli azzurri che cercano di superare la parte centrale del campo. Anche questo giocatore è uno dei più esperti. Era assolutamente, credo siano più di 20 anni sicuramente che gioca, forse anche più di 30 anni. Cioè, questo invece che ha in mano il pallone adesso è il figlio dello Zena. È il figlio di Gabriele Ceccarelli, Emanuele, calcianti da generazione. Tra l'altro è uno dei più forti, è considerato uno dei calcianti più forti degli ultimi anni, perché è veramente un atleta completo, un ottimo pugile, ma è anche un bravissimo nel tirare la palla. Ecco, chiaramente qui come funziona, come si sviluppa il gioco? Ci sono chiaramente questi scontri a, diciamo, centrocampo, in cui alcuni calcianti si fronteggiano da un punto di vista. Eccoci. Ecco, qui c'è stato un KO. Quindi un colpo sì. Proibito. No, proibito. Nel senso per l'effetto che eccoci ha avuto. Sì, esattamente. E qui si sta scatenando invece a questo punto un po' di scontri maggiori, perché vediamo che il calciante di parte bianca, sì, mi ha portato via, che mi è a terra via, è stato colpito in modo molto forte. Sì, i soccorritori si sono immediatamente portati su di lui, perché quando ha cercato di rialzarsi abbiamo visto nettamente che le gambe non lo hanno retto. Un colpo molto forte. No, ha preso proprio, eccoci, qui ora lateralmente, chiaramente gli animi si stanno un po' scaldando, ma ribadisco, comunque io vorrei farvi notare quanto è bravo il maestro di campo, perché ci vuole anche molto coraggio andare nel mezzo fra due colossi, si stanno picchiando a livello pugilistico, intervenire in quella maniera col rischio anche di prendere, come dire, un cazzotto in bocca, ecco, voglio dire. Purtroppo quello a cui abbiamo assistito poco fa è uno dei rischi di questo sport, cioè è normale, è come se domani andiamo a vedere, Daniele, un incontro di pugilato, può capitare ci sia un KO, voglio dire, questo è importante dirlo, non c'è stato nulla di scorretto in quell'azione, era uno contro uno, il calciante bianco era in guardia, così come lo era il calciante azzurro è stato più bravo, più fortunato se si vuole, e ha, come dire, azzeccato il colpo vincente. Tra l'altro, ecco, una cosa da notare che magari appare ordinaria e naturale per chi conosce il calcio storico, ma per chi vede queste cose da fuori Firenze è abbastanza straordinaria, è il fatto che i volontari della Misericordia
portano l'acqua direttamente in campo, non aspettano situazioni di stop, sono lì per portare l'acqua, insomma. No, no, assolutamente. Tra l'altro, spesso e volentieri l'acqua viene gettata addosso magari a due calcianti che si sono bloccati magari fra di sé per molto tempo, oppure che stanno per esempio avendo uno scontro un po' troppo violento, ecco. Gettare l'acqua addosso è anche serve anche per calmare i bollenti spiriti. Sì, proprio nel senso stretto del termine. Ecco, la palla lo possiamo notare, adesso ce l'hanno i bianchi. Chiaramente, ecco, queste sono fasi ovviamente un po', come dire, meno spettacolari, diciamo, delle partite, perché chiaramente i bianchi stanno cercando di trovare il varco giusto, perché è importante ricordare una cosa: chi passa in vantaggio, e qui è veramente molto simile più al calcio che al rugby come sport, ha un vantaggio enorme, perché poi può controllare la partita facendo chiaramente girare la palla in maniera più omogenea, più fluida, e magari all'interno della propria metà campo. Per cui chiaramente nessuno, soprattutto in questa fase iniziale, cerca, come dire, l'eccesso, cerca la corsa in velocità, sì, all'affondo, no? Vogliamo dire. Sì, anche perché poi chiaramente la partita, questo lo dico per i telespettatori, ma soprattutto per quelli che sono un po' più, come dire, dei neofiti, chiaramente la partita si scalderà in maniera notevole non appena una delle due squadre passerà in vantaggio. Ecco, ricordiamo quello che hai detto un po' all'inizio, perché tutto questo non è frutto appunto di improvvisazione. Qui hai detto bene, si fondano diversi sport. Sì, esatto. Ricordiamoli. Ecco, voglio dire, qui si può vedere tranquillamente. Il rugby, diciamo, è lo sport che per adesso abbiamo visto meno, ma che vi assicuro vedremo, e vedremo molto, perché è lo sport che, voglio dire, dimostrerà come questi ragazzi riescono a portare la palla e consentirà di andare a caccia. Esattamente. Poi c'è la lotta alla greco-romana, e questo si può vedere attraverso varie prese che ci sono fra vari calcianti, no? Sono proprio tecniche tipiche di lotta greco-romana. Infine il pugilato, perché ci sono dei confronti testa a testa, uno contro uno, di grande intensità e di grande difficoltà, anche perché bisogna ricordare che nessuno ha i guanti, sono tutti scontri a mano nuda, quindi voglio dire, gli eventuali colpi che arrivano veramente diretti. Infatti poco fa il ragazzo dei bianchi che è uscito, è bene ricordarlo, non è che è uscito perché era, come dire, una mammoletta, ecco, ma perché, né per un colpo di sole, ma perché è arrivato un colpo serio in fronte e senza guanti, come dire, basta un cazzotto tirato bene per suscitare un effetto veramente notevole, ecco. Quindi questo è importante ricordarlo. Questi sono tutti atleti straordinari che hanno, ecco, si può vedere chiaramente, ecco, un modo anche spesso per stemperare le tensioni quando due magari calcianti si stanno confrontando. Da un punto di vista pugilistico, magari arriva un terzo calciante che tende a bloccare in modo, diciamo, da togliere di mezzo, sì, l'avversario, ma anche impedire la continuazione dello scontro troppo duro. Esattamente, è una tecnica abbastanza diffusa e che rende anche il gioco più fluido, perché, ecco, una cosa che dobbiamo dire, una vera e propria rivoluzione, ma che una rivoluzione molto positiva, che ha reso il gioco molto più spettacolare e anche molto più godibile da un punto di vista televisivo rispetto alle partite dei primi anni 2000, è che negli anni 2000 c'erano due file lunghe di 14-15 calcianti che si confrontavano una parallela di fronte all'altra da un punto di vista pugilistico, mentre invece pochissimi portavano la palla ed era una specie di lungo incontro di pugilato, spesso anche abbastanza ripetitivo, ecco. Invece da un punto di vista televisivo, da un punto di vista più spettacolare, una partita come questa ha sicuramente un interesse. Ecco i bianchi che avanzano, ecco. Queste sono tecniche veramente di rugby, perché vedete che stanno girando, ecco, in 5-6, ma gli azzurri qui hanno ripreso la palla. Un passaggio poco preciso di un calciante bianco. Ecco, ora un azzurro si avventura lungo la balaustra. E lì avete potuto vedere lo scontro, la forza, anche la violenza dello scontro. Di tipo proprio rugbistico, è stato un placcaggio alle gambe assolutamente regolare, ma che, insomma, ci vuole
come dire, fegato per è andare è stato fermato con molta energia, con lui ha tentato l'affondo in velocità, ma l'energia di chi ha difeso, quindi la parte bianca, è stata massima. Ovviamente adesso rispetto a quell'intervento c'è un po' di conseguenza, un po' di accaloramento, ma come dicevi prima, il maestro di campo davvero è veramente sempre presente. È bravissimo, è veramente bravo, bisogna, cioè è importante ricordarlo, perché guardate adesso, sta spingendo i calciati, ma anche con grande coraggio. C'è un'altra barella in campo. Vediamo se è un calciante di parte bianca o un calciante anche di parte azzurra. Bisogna ricordare una cosa, se il calciante, quando esce un calciante non è che viene sostituito, quindi la squadra chiaramente gioca con un calciante in meno, per cui è chiaramente uno degli scopi di una delle due squadre è anche rendere chiaramente l'avversario con meno uomini in campo, chiaramente è un calciante di parte bianca anche questo, che è disteso a terra. Mi sembra di sì. Tra l'altro lo stanno soccorrendo in campo, ovviamente appare decisamente stordito. Sì. Ci sono soccorritori in campo, la barella ancora è al suo fianco, e si tratta di una conseguenza dell'azione difensiva di poco prima, perché se non andiamo errato si tratta proprio del calciante che si è buttato a pesce per bloccare il calciante di parte azzurra che ha tentato l'allungo in velocità sulla parte destra, proprio sotto la tribuna d'onore. I soccorsi continuano, mentre continuano anche i fronteggiamenti testa a testa fra i calcianti delle due squadre, e alcuni sono già a terra eliminandosi in un certo senso a vicenda, no? Sì. E invece ancora la barella in campo. Sì, in questo momento l'altro, ecco, il calciante di parte bianca è disteso sulla barella, si è aperto il cancello e probabilmente, vediamo le telecamere che stanno inquadrando proprio il momento del soccorso, lascerà il campo e siamo a due calcianti bianchi che sono fuori. Esattamente, devo dire la verità, per quello che sono riuscito a vedere, credo che lo scontro più violento sia stato con la balaustra laterale, con il calciante azzurro avversario. Chiaramente diciamo si è sacrificato, perché in caso contrario probabilmente il calciante azzurro sarebbe arrivato o a caccia o comunque molto vicino a provare una caccia. Sì, perché eravamo al di là della tribuna d'onore, quindi forse quasi a zona lancia, insomma, a zona tiro. Sì. Consideriamo, ecco, i nostri telespettatori devono considerare che dai 10 metri in giù si può iniziare a tirare. Chiaramente più è vicino l'arrivo, diciamo, più è vicino alla balaustra finale e più chiaramente è facile realizzare la caccia. Più c'è distanza e più c'è l'errore, la possibilità dell'errore, chiaramente. Però, diciamo che fra l'altro, dal punto di vista del tempo che scorre, siamo ad oltre un quarto d'ora dall'inizio della partita. Esattamente, la partita, se non vado errato, è iniziata alle 6:20, per cui dovrebbe finire alle 7:10, minuto più, minuto meno. E chiaramente ancora questo 0-0 è un risultato che però denota la grande tensione che c'è in campo, perché nessuno vuole sbagliare. Questo è importante, nessuno vuole sbagliare. C'è una. Eccoci qua. Questa è un'altra azione tipica, nel senso che il calciante avversario cerca di andare a disturbare l'altro calciante nella propria area per togliere un portiere, praticamente cerca di togliere un portiere in modo tale che chiaramente quando il proprio colore cercherà di tirare avrà più possibilità di segnare, chiaramente. E infatti abbiamo visto subito un datore indietro che è andato a cercare di liberare il portiere dall'aggressione, tra virgolette, del calciante azzurro. Sì, esatto, perché se si gioca con un datore indietro in meno, chiaramente c'è più possibilità di segnare. Questo è ovvio, voglio dire, è chiaro. Comunque, devo dire, la partita per ora, questo io ci tengo molto a sottolinearlo e a ricordarlo, la partita per ora è una partita di grande, grande correttezza, sta filando via in maniera molto tranquilla. Tra l'altro i calcianti, non so se si riesce a vedere dalle telecamere, parlano spesso anche fra di sé. Sì. Parlano, si confrontano, cercano una sorta di dialogo che so che può sembrare paradossale, ma in realtà è così. No, abbiamo visto anche qualche stretta di mano dopo qualche scontro, in effetti. Assolutamente, ma perché c'è grande rispetto, cioè queste sono persone che, voglio dire, prima di tutto si sentono calcianti, quindi tutto si sentono far parte di un movimento completo, diciamo, che siano calcianti azzurri o bianchi, come dire, è secondario in questa fase, cioè credono tutti di appartenere alla stessa categoria che è quella dei calcianti.
tutte le persone che amano questo sport e questa tradizione. Poi chiaramente ognuno difende il proprio colore. Ecco, abbiamo notato che quelle azioni di disturbo a cui abbiamo accennato prima, di un calciante di una parte che va a cercare di contrastare e occupare adesso uno scontro di pugilato forte al centro del campo, il datore indietro avversario, questa azione è stata compiuta solo dagli azzurri. Sì, per ora. E questo però anche perché chiaramente i bianchi sono con due uomini in meno. È chiaro. Questo voglio dire, chiaramente quel tipo di azione di cui parlavi poco fa rischia però di farti, come dire, perdere un uomo, perché magari è molto, come dire, probabile che quel tipo di calciante poi venga bloccato nell'area avversaria e quindi si perde un uomo di movimento sostanzialmente. Chiaramente avere la superiorità in campo di uno, in questo caso addirittura di due uomini, può essere determinante, perché vuol dire avere due uomini in meno da bloccare. Chiaro. Adesso vediamo i calcianti di parte bianca che cercavano un'incursione, hanno perso la palla, l'hanno recuperata, ma era un'occasione, come dire, difficile, perché ci poteva essere un cambio di campo molto veloce. Ancora i bianchi che tentano di portare avanti la palla, non superano però la metà campo perché soprattutto gli sconciatori di parte azzurra hanno fatto breccia, hanno fatto muro e non hanno consentito ai calcianti bianchi di far breccia. Ancora i bianchi che hanno la palla nella propria metà campo, adesso sono proprio sotto la nostra postazione, è questo modo di far girare la palla per cercare appunto di incunearsi in qualche varco che può o meno aprirsi, e comunque anche far scorrere il tempo ha un senso. Assolutamente sì, anche perché è importante ricordare una cosa: quando un calciante porta la palla ha assoluto bisogno di avere davanti a sé almeno 4 o 5 calcianti che gli aprono il varco, si dice, cioè che gli bloccano gli avversari che gli vanno incontro, perché uno può essere un fenomeno quanto gli pare, ma può dribblare in stile calcistico. Il muro lo trova prima. Capito? 1, 2, 3, poi alla fine va addosso. Quindi in questo voglio dire, è uno sport simile a qualunque altro sport di squadra, voglio dire, qui nessuno, neanche il miglior calciante della storia, vince o perde le partite da solo. Questo è uno sport di gruppo in cui se c'è omogeneità, cioè se la squadra si muove in maniera, come dire, armonica, si vince. Se sono delle azioni estemporanee, si può fare una caccia, ma difficilmente si vince un torneo. Ecco, in questo momento i bianchi cercano, almeno a quanto mi pare di conoscere, di guadagnare campo, cioè di portare seppure il controllo di palla però su una parte più avanzata del campo. Assolutamente, perché chiaramente più sei avanti nel campo e più hai la possibilità di infilarti in un magari pertugio che si è, come dire, formato, perché poi sono veramente, è una questione di attimi, no? In cui magari un calciante che era lì per lì in una parte del campo si libera oppure viene bloccato. Allora, se la palla è vicina, più vicina è agli avversari e più c'è la possibilità chiaramente di arrivare a caccia. Ora, fra l'altro, si sta verificando un po' quello che avevi preannunciato, l'assenza di due giocatori di parte bianca e quindi lo squilibrio numerico a favore degli azzurri ha consentito agli azzurri di andare a bloccare due datori indietro dei bianchi, ne resta solo uno, e questo è un elemento, come se possiamo dire, tattico da non secondario. Fondamentale. E devo dire, il fatto che i bianchi stiano giocando praticamente dall'inizio della partita con due uomini in meno, chiaramente si farà sentire nel corso della partita, quando il fiato verrà meno, quando verrà, come dire, ci sarà più fatica. Ecco, qui ci sono dei momenti in cui si fa girare la palla, i bianchi fanno girare la palla, devo dire, molto bene, con grande capacità, però purtroppo non riescono a trovare un varco, dico purtroppo perché chiaramente la partita si animerà ancora di più nel momento in cui uno dei due colori riuscirà a fare una caccia o uno dei due colori sbaglierà e quindi comunque ci sarà un vantaggio. Un applauso ancora, consentimelo Cristian, a questi volontari della Misericordia di Firenze che si aggirano intorno a queste mischie, intorno a questi scontri, portando acqua come se nulla fosse, con savoir-faire, con tranquillità. Sì, è vero. Veramente bravi. Assolutamente, anche perché, come sottolineavi poco fa te, fa un caldo incredibile.
per noi che siamo qui a lavorare, figuriamoci per queste persone della misericordia che sono quasi sempre dei volontari e quindi lo fanno solo per senso civico e voglio dire, rischiando appunto magari anche di prendere, come dire, un cazzotto o due. È fortuito quanto vi pare, ma insomma, come dire, il rischio esiste. Prendono un sacco di caldo e sono però sempre presenti e sono anzi una presenza veramente molto importante, perché non va sottolineato, va sottolineato, non va dimenticato come spesso intervengano anche loro durante gli scontri più cruenti, tirando l'acqua. Chiaramente in quei momenti magari quest'acqua addosso ti fa anche magari riacquistare quel minimo di lucidità che magari avevi perso, ecco. Tra l'altro stavamo parlando che c'è in particolare questo calciante di parte bianca che ha la palla, più degli altri tenta di movimentare il gioco. Sì, assolutamente, anche perché dobbiamo considerare una cosa, i ruoli sono ben definiti all'interno delle squadre. Qui c'è stato uno scontro. Ecco, c'è stato un KO, KO azzurro, mi sa uscirà un calciante azzurro ora. Mi sa che ora uscirà un calciante azzurro, perché ho visto andare giù molto il colpo, è stato di peso, forte, sì. No, però si rialza, per fortuna si rialza, ma ha preso veramente, come dire, un destro. Sì, infatti vedo che la misericordia vuole la barella, lui dice di no. Sì, ma il medico è intervenuto, forse si va avanti, però il colpo è stato effettivamente insomma, io direi che forse sarebbe una buona cosa che provasse a uscire. Ora sta provando chiaramente a vedere se è in grado. Chiaramente non vuole uscire nessuno qua, voglio dire, queste sono persone che hanno un coraggio leonino, voglio dire. Abbiamo visto proprio in questo momento una di quelle azioni per distogliere lo scontro 1-1, abbiamo visto un intervento di placcaggio che ha eliminato, ha attutito, diciamo, lo scontro diretto. Sì, ha attutito il problema, anche perché appunto mi sembra importante sottolineare come questi ragazzi stiano, come dire, tutti da una parte e dall'altra denotando una grande maturità, cioè scontri forti, anche violenti, però sempre molto corretti, proprio per l'amore che hanno tutti per questo sport. Vogliono che vada avanti, vogliono che non ci siano polemiche, che non ci siano ben pensanti che domani possono dire è una manifestazione che denota solo violenza, persone di infimo livello. No, non è vero, sfatiamo un mito assolutamente falso. Sono persone normalissime, che hanno lavori, che hanno famiglie, che vengono qua e si sacrificano per rendere omaggio a Firenze. Tra l'altro, ecco, ci stiamo avvicinando alla metà del tempo di partita, siamo intorno ai 25 minuti, è ancora 0-0, non ci sono state azioni offensive in grado di determinare la caccia e quindi il vantaggio per la parte bianca o per la parte azzurra. Continua soprattutto questa azione di fronteggiamento e in questo momento le coppie, chiamiamole così in modo improprio, che si sono formate nei vari punti del campo sono diverse, sono una decina i giocatori che reciprocamente si stanno annullando di fatto. Anche per un discorso, come dire, di umanità, nel senso... Per riprendere fiato, sì, assolutamente, anche perché è veramente una fatica incredibile giocare su questo campo. Però ecco, come dire, questo 0-0 non deve, come dire, deludere né sorprendere. Ecco, qui c'è un'azione bianca, ecco, torna indietro però. Però come vedete la palla è sempre più, diciamo, vicino alla metà campo azzurra, perché chiaramente qui c'è un'azione di pressing, si potrebbe dire, usando un termine più strettamente calcistico, no? Però ecco, come poco fa dicevamo, le previsioni si stanno, come dire, verificando, nel senso che è una partita veramente molto molto combattuta, ma molto equilibrata. Molto equilibrata, tra l'altro la palla non è mai uscita, vediamo un affondo dei bianchi, ci stiamo avvicinando in zona tiro, in zona caccia e ovviamente le difese si fanno più pressanti, il primo tentativo che viene parato da un datore indietro, il primo tentativo di una caccia è stato effettuato da un calciante di parte bianca. Assolutamente. Una bellissima azione, però hai visto, purtroppo era il calciante bianco, erano due contro 5 o 6. Fosse stata un'azione più omogenea in cui altri calcianti bianchi fossero andati a bloccare i calcianti azzurri, probabilmente in quel punto del campo sarebbe potuto assistere anche ad una caccia.
chiaramente, ripeto, si può dribblare uno o due calcianti, prima o poi qualcuno ti blocca, oppure sei costretto, come in questo caso, a tirare da molto lontano e col sole in faccia, con la paura che ti arrivi addosso un avversario, non è assolutamente semplice. Ecco, c'è un passaggio filtrante bellissima, verso la parte blu. E c'è la caccia. No, mezza caccia per la parte bianca. Sì, mezza perché caccia. La palla ha superato di un niente, dobbiamo dirlo, perché sembrava dovesse abbassarsi. Il tentativo degli azzurri si è risolto invece in un vantaggio per la parte bianca. Mezza caccia a favore dei bianchi. Mezza caccia per i bianchi. Ecco, ora sicuramente la partita avrà, come dire, si animerà ancora di più, perché chiaramente chi è in svantaggio cercherà di pareggiare immediatamente i conti o addirittura di passare in vantaggio, e quindi gli azzurri, mentre invece i bianchi cercheranno di difendere strenuamente questo tipo di vantaggio, per cui quando riusciranno a riprendere la palla cercheranno anche di contenerla e di contenere in maniera proprio tipicamente calcistica, come dire, di far girare la palla in maniera più tranquilla. Abbiamo qui con noi Artusi, lo ringraziamo di essere qui con noi e di essere venuto in un momento particolarmente emozionante della partita. Artusi, la storia, l'orgoglio di Firenze rivive in questa partita e abbiamo assistito a questa mezza caccia per i bianchi. Che succede da ora in poi? Da ora in poi c'è la partita. Sbloccato il risultato, c'è partita. Adesso saranno incursioni una di seguito all'altra, perché lo studio, la fase iniziale di studio è già avvenuta, ormai si è rotto il ghiaccio e quindi ora sarà un susseguirsi di azioni. Artusi, noi abbiamo detto in telecronaca che nonostante qualche scontro molto virile, la partita è dentro i canoni della regolarità, c'è una lealtà di fondo fra queste due squadre. Sì, ma anche sulle altre che sono fuori dal torneo, i rossi e i verdi, abbiamo assistito a due belle partite di semifinale. E questa sarà la ciliegina sulla torta, insomma, io penso che sarà una bella finale. Bene, grazie. Non c'è di che. Grazie Artusi. Buon lavoro, arrivederci. Di essere venuto qui da noi. E devo dire che, come diceva Cristian Campigli, come dire, la partita si sta velocizzando, si sta insomma un po' accendendo. Sì, assolutamente, la partita si sta accendendo, anche perché chiaramente qui nessuno vuol perdere, nessuno vuol perdere, qui c'è un grande orgoglio in campo da parte di tutti, è una partita appunto molto equilibrata. Ecco il Serra che parte, ma chiaramente guardate, cerca chiaramente qualcuno che gli blocchi gli avversari davanti, ma non li trova e allora si passa lateralmente. Questo è proprio un'azione tipica da rugby, no? In cui la palla viene spostata da un lato all'altro del campo per cercare i varchi. Chiaramente sì, come questo anche nel calcio, i varchi sono più facili trovarli lateralmente. Bellissima questa azione azzurra, ma la palla viene affondata. Ancora gli azzurri, ecco. E il passaggio non è arrivato perché c'è stata una grande azione difensiva di un calciante di parte bianca, perché eravamo veramente a pochi metri dalla zona di caccia. Assolutamente, un'azione straordinaria, dobbiamo dire, del calciante bianco, perché praticamente ha bloccato il calciante azzurro che avrebbe ricevuto la palla e che verosimilmente avrebbe segnato la caccia, perché eravamo a 2, massimo 3 metri di distanza, per cui voglio dire sarebbe stata anche una segnatura piuttosto semplice. Quindi grande onore a questo calciante azzurro, a questo calciante bianco, che ha fatto un'azione difensiva veramente straordinaria, ecco, voglio dire, sia per tempismo che per coraggio e che proprio anche per capacità di lettura della partita, perché voglio dire qui non ci sono soltanto uomini grandi, grossi e coraggiosi, ma qui c'è anche, come dire, un aspetto tattico, di intelligenza tattica e di saper giocare la partita. Ecco ora, guardate, bellissima azione dei bianchi che si portano avanti in 4-5 in avanti. Adesso però c'è un placcaggio verso il calciante di parte bianca. I bianchi, pur essendo in inferiorità numerica, riescono però a produrre dei movimenti che mettono in difficoltà sia gli sconciatori che tutta la retroguardia degli azzurri. Ovviamente quando la palla viene, come si dice, affossata, siccome proprio per la regola che abbiamo detto prima, cioè la palla deve essere sempre in movimento, viene rimessa in gioco dall'arbitro e viene lanciata in aria, e chiaramente questi sono momenti di grande tensione, perché come dire, da una parte si cerca la palla e dall'altra però c'è il rischio appunto di essere, come dire, affossati dagli avversari. La palla ora viene ripresa dai bianchi e chiaramente
Ecco, anche queste azioni, voglio dire, che sembrano, come dire, scontate, non lo sono affatto e sono di grande importanza, perché qualora il calciante azzurro, se non vado errato era Ceccherelli, avesse preso la palla a 10 metri di distanza dalla balaustra, come dire, ci sarebbe stato un pericolo effettivo. Ecco, per dar merito ai bianchi dobbiamo dire che l'inferiorità numerica, ricordiamolo, due calcianti bianchi sono dovuti uscire, quindi siamo 27 a 25 in campo, riescono a coprire, a tenere le zone senza far marcare questa superiorità numerica degli azzurri. Assolutamente, assolutamente, grande, grande cuore, grande, anche grande capacità atletiche, voglio dire, perché chiaramente, come dire, probabilmente non voglio, come dire, tirargliela ai bianchi, ma è verosimile che con il passare dei minuti la fatica si farà sentire. Questo per i neofiti lo dico, come dire, è proprio come nel calcio, quando si gioca in 10 contro 11 gli ultimi minuti sono sempre quelli più di grande sofferenza per la squadra in inferiorità numerica. Però i bianchi hanno dalla loro un aspetto ovviamente fondamentale, cioè sono in vantaggio. Sono in vantaggio perché, ricordiamolo, anche mezza caccia a zero significa avere vincere, la vittoria. Assolutamente, significa vincere, qui non, come dire, non c'è la necessità di vincere con uno scarto enorme, qui basta mezza caccia in più o in meno per vincere o perdere un torneo. Cioè, voi capite quanto fa tutta la differenza quel tiro. Io immagino in questo momento la tensione e anche la preoccupazione e probabilmente il dispiacere di quel calciante di parte azzurra, azzurra sì, che ha tentato la caccia e ha dato il vantaggio agli avversari e si sente magari anche, come dire, in colpa. È anche vero che, come si suol dire, sbagliare è umano, ma soprattutto chi non fa non falla, nel senso che a un certo punto se nessuno prova nessuno fa mai caccia, e quindi chiaramente, anzi, grande capacità nel coraggio anche di aver provato. E poi diciamoci la verità, di quanto è uscita quel tiro? Di pochissimo, perché io ho detto caccia perché era proprio lì, diciamo. Fra l'altro ancora sul centro del campo un grosso scontro, ma subito dopo la stretta di mano, e anche questo a un quarto d'ora dalla fine è un segnale che il raziocinio rimane ancora, nonostante l'orgoglio della partita, la tensione che ovviamente sale di minuto in minuto, rimane il raziocinio che consente il rispetto reciproco. Sono veramente sono veramente molto orgoglioso di questi ragazzi, perché stanno dando una prova veramente di maturità straordinaria. Si scontrano, hanno, come dire, una serie di anche di atteggiamenti violenti, di forza, però sempre nell'ambito delle regole. Se anche c'è uno scontro, dopo ci si dà la mano, voglio dire, non c'è mai lo scontro per una violenza fine a se stessa, non ci sono mai colpi dati alle spalle, chiaramente sono scorretti e possono anche provocare dei danni, perché chiaramente un calciante non vede arrivare l'avversario alle spalle, come un fallo da dietro nel calcio, tanto per capirsi. È chiaro, si vede adesso il calciante di parte bianca che tiene la palla in mano ed è sempre protetto da un paio di compagni di squadra, certo. E questo ovviamente per evitare che ci siano dei ribaltamenti dell'azione. Ecco ancora i bianchi che cercano Varchi con la solita azione insistita bellissimo. Verso la zona di caccia. In questo momento un placcaggio è stato decisivo perché i bianchi stavano penetrando nella retroguardia avversaria. Assolutamente, in questo devo dire, ecco, si sta aprendo un varco laterale per gli azzurri. Questa è una grandissima azione azzurra. Guardate che forza! Cioè, sono andati a cercare di bloccarlo, mi sembra in 5 o 6 senza riuscirci. Qui si denota proprio capacità di tipo rugbistico, resistenza, coraggio, cioè proprio straordinari. Cioè, voglio dire, poi tra l'altro, in questo sport, come d'altronde nel rugby, il minimo errore e viene punito, perché il ribaltamento di campo, quando una squadra, come dire, è schierata, il contropiede di tipo calcistico, attenzione, è attenzione, ecco Ceccherelli, ecco verso Piombino, caccia degli azzurri, azione di penetrazione davvero ben riuscita, sì. Con i calcianti di parte azzurra che hanno trovato un varco sul fronte sinistro del campo
e si sono incuneati fino al momento in cui è stato possibile, gettandosi in terra, trovare l'altezza giusta per insaccare la palla dentro la caccia. In questo momento azzurri in vantaggio. Azzurri in vantaggio, 1-5, se non vado errato l'azione è stata di Emanuele Ceccherelli e la caccia invece dovrebbe essere stata del calciante denominato, soprannominato Piombino per le sue origini, un rugbista straordinario con un corpo veramente scolpito nella pietra. Ecco, diciamo subito per chi ci segue che quando si segna una caccia intera si cambia campo. Assolutamente. E infatti adesso gli azzurri sono sotto la Basilica di Santa Croce e attaccheranno sul fronte opposto. E sotto la curva bianca. Bianca, e questo chissà se sarà un vantaggio. Insomma, comunque, chiaramente devo dire, segnare in questo momento può essere una svolta, perché chiaramente il più passano i minuti, più la fatica si farà sentire e anche l'inferiorità numerica dei bianchi. Invece, al contrario, nel momento in cui i bianchi erano in vantaggio, più passavano i minuti e più magari la tensione aumentava, voglio dire, da parte degli azzurri. Tra l'altro, poco fa ho visto partire anche l'ambulanza, non so se ci hai fatto caso, uno dei due calcianti probabilmente è stato portato in ospedale per degli accertamenti. E speriamo che tutto si risolva, certo, in poca roba. Ci auguriamo, e chiaramente siano solo degli accertamenti, come dire, di routine. Ecco. Adesso assisteremo probabilmente ad una partita ancora diversa, perché gli azzurri, forti della superiorità numerica, tenteranno di tenere la palla distante dalla propria zona di pericolo e di approfittare anche di eventuali varchi che si dovessero aprire. È il momento, lo avvertiamo, decisivo veramente della partita. Sì, assolutamente. Ecco, guardate come si muovono all'unisono gli azzurri. Queste sono azioni straordinarie, ma devo dire, io voglio fare complimenti già da adesso alle due squadre, perché stanno lottando come dei leoni, con grande capacità e con grande tecnica, devo dire la verità. Veramente molto molto bravi. Però ecco, devo dire, la grande capacità anche dei bianchi, che nonostante siano in svantaggio, è quello di non essersi per ora disuniti. Stanno giocando in maniera assolutamente compatti, tranquilli, anche perché sanno benissimo che 1-5 è un risultato veramente lì, voglio dire, molto vicino, quindi basta una virgola per tornare in pareggio oppure per perdere una partita. Quindi voglio dire, ci vuole grande attenzione, grande capacità. È chiaro che ora gli azzurri hanno la palla, cercheranno di farla, come si dice in gergo, scomparire, cioè di farla girare sempre nella loro metà campo. Anche le azioni difensive di presidio del campo in questo momento vedono gli azzurri qualche metro più avanti rispetto a tutto, possono approfittare anche dell'inferiorità numerica e difendere in zona del campo meno pericolosa. I bianchi tentano un affondo adesso. Sì. Sì, sì, c'è questa azione dei bianchi, voglio dire, sono molto importanti perché, voglio dire, fanno cambiare, post va i varchi. Magari se anche un giocatore va sulla sinistra, si può aprire un varco sulla destra, e quindi ribaltando rapidamente la palla si può trovare il pertugio giusto per arrivare e poi assegnare. Notiamo spesso che i giocatori, per non dire più anziani, intervengono laddove lo scontro 1-1 un po' diventando forte. Adesso abbiamo visto prima il calciante di parte azzurra che ha calmato sia il proprio compagno che un compagno dei bianchi, e quindi i di presidio del campo, attraverso l'eliminazione reciproca, non sta notando mai un livello di violenza fine a se stessa, ma di tattica, diciamo, di tatticismo applicata alla necessità della partita. La palla è in mano ai bianchi, che la stanno gestendo, tentando di costruire una sorta di mischia per vedere di andare avanti tutti insieme. Lo abbiamo detto prima, non si vince poco, e a maggior ragione è importante avanzare tutti insieme per poter nel muro avversario. La palla staziona ancora al centro del campo, laddove vedete ci sono molte coppie di giocatori che si sono eliminati reciprocamente. Adesso ad affondare c'è uno scavalcamento di un calciante di parte azzurra da parte bianco, che è in possesso di palla, non riesce a trovare sbocchi. L'azione di difesa è molto efficace e si ritorna quindi al centro del campo. I bianchi hanno bisogno di sveltire un po' l'azione e di cercare il varco per arrivare in zona caccia, ma gli azzurri sono in supremazia numerica e riescono a coprire in numero maggiore, e qui ovviamente il numero conta, perché si può superare uno dei giocatori calcianti, ma quando siamo poi al terzo o quarto che ti pressano è difficile, dura. È difficile, è difficile.
Però devo dire, ecco, anche che gli azzurri fossero brava pala, lo sapevamo. Però devo dire anche i bianchi sono veramente molto molto bravi, con grande velocità, cercano il varco giusto, cambiano campo continuamente, quindi veramente è stata veramente una bella partita. Consentemi di dire una cosa, poco fa Luciano Artusi, che ringraziamo di nuovo per essere stato nostro gradito ospite, diceva che questa è stata la ciliegina sulla torta, e anch'io vorrei unirmi con lui simbolicamente nel ringraziare anche gli altri due colori, cioè i verdi e i rossi, che hanno dato hanno dato là uno spettacolo straordinario nelle semifinali. Sono stati due colori perdenti, ma solo da un punto di vista strettamente sportivo e numerico. Ecco, in questo momento la fase del gioco è quella caratterizzata dal controllo da parte degli azzurri, mentre si sta creando una piccola mischia che è comunque subito sedata anche dall'intervento dei calcianti delle rispettive parti. La palla staziona sulla tre quarti difensiva degli azzurri, è in mano a un calciante azzurro, sta passeggiando, ecco lo Zena, sì. Sta passeggiando, è un'azione di controllo assolutamente lecita per far passare il tempo. Sì, anche perché come potete vedere non sta mai fermo, cioè nel senso controlla la palla, ma è una sorta di melina, diciamo, di tipo calcistico, però chiaramente la palla si muove. Tra l'altro non so se avete notato, poco fa le persone della Misericordia che hanno tirato una bottiglietta in campo a due calcianti che sono bloccati a terra e che avevano proprio sete, perché chiaramente, ripetiamo, il caldo è notevolissimo, e quindi anche lo sforzo fisico chiaramente che questi ragazzi continuano a fare è di grande grande impatto. Serra che prova di nuovo la discesa, ecco, attenzione, ecco, perché fuori. La palla è persa dagli azzurri, sì, fuori, credo sia fuori, sì. Assolutamente sì, e quindi si riparte con i bianchi, però c'è stato un intercetto da parte degli azzurri, bellissimo tra l'altro, la palla è libera, ecco di nuovo bianca la palla, ecco qui c'è, qui volendo ci sarebbe un pertugio, è in 5, lo hanno bloccato, 5 contro 1, per quanto il calciante di parte bianca sia veramente molto dotato da un punto di vista fisico, però ecco c'è un calciante azzurro a terra, credo stia per uscire con la barella nel mezzo del campo, credo sia un azzurro, sì. Non ti so dire però se per uno scontro di tipo, ma sembra più per un incidente di tipo muscolare, forse probabile, forse probabile. Derivante da uno scontro, ma si sta reggendo il ginocchio, o meglio la coscia, probabilmente forse un infortunio di tipo muscolare, perché in quella zona non abbiamo visto grandi problematiche di scontri. Adesso ancora gli azzurri in possesso della palla, sono nella propria estrema difensiva, però vediamo che per fortuna il calciante di parte azzurra rifiuta decisamente la barella, anche se probabilmente è costretto a uscire perché sta zoppicando in modo evidente. Però è già sulle proprie gambe, quindi è già una bella notizia. Ecco gli azzurri che si muovono in avanti molto velocemente, cercano di penetrare nella retroguardia avversaria, ancora in possesso di palla. E questo è un momento importante perché siamo negli ultimi 10 minuti della partita, e avere anche queste possibilità di penetrazione per gli azzurri è decisamente importante. Ancora azzurri in avanti, quasi vicino alla zona di tiro, un placcaggio determinante da parte di un datore indietro dei bianchi, che ha impedito di scagliare il tiro da parte dell'avanti degli azzurri. Chiaramente in questo momento la compagine che riuscirà, qualora riuscisse a segnare un punto, una caccia o anche una mezza caccia, ecco, questa segnatura sarebbe assolutamente determinante nel caso dei bianchi, perché si andrebbe ad un pareggio, nel caso invece degli azzurri, perché sancirebbe verosimilmente la fine della partita. È chiaro, anche perché le energie chiaramente a questo momento sono centellinate, la fatica si fa sentire da parte di tutti, il caldo è ancora asfissiante e l'arena sta creando polvere, insomma devono respirare anche in maniera non proprio facile. Vediamo ancora i bianchi che riescono a controllare un ottimo pallone, cercano di andare in avanti, di cercare il pertugio giusto, ma si trovano davanti un muro di azzurri, e quindi la palla tutto sommato staziona ancora a centrocampo, anche se i bianchi tentano di andare in avanti, di portarsi decisamente in avanti in zona di tiro.
e in questo momento la palla ha rischiato di entrare nella caccia. Come vedete, come avete visto, è entrata, diciamo, ha battuto sulla balaustra davvero a pochi centimetri dalla zona buona per la caccia. Tra l'altro, davvero, questa è un'azione straordinaria, un tiro veramente notevole, di grande precisione. Voglio dire, in questi casi veramente basta un po' anche di fortuna, perché magari batte sulla balaustra e entra, come dire, di rimbalzo. Quindi è veramente un caso, ma l'azione è oggettivamente straordinaria e va sottolineata, anche perché sono più di 40 minuti e questi ragazzi corrono, giocano, si affrontano, quindi avere la lucidità di un tiro del genere, davvero complimenti. Abbiamo visto un'azione di controllo palla davvero da maestro di Serra, sì, che ha veramente tenuto la palla in mezzo a giganti molto più giovani di lui ed è riuscito a ridare comunque la palla ai suoi compagni, davvero una prova di maestria in questo sport. Sì. I bianchi tentano adesso bellissima una penetrazione, azione, bellissima sta azione. Guadagnando metro su metro, sta cercando uno sbocco verso un compagno adesso l'affossamento da parte della retroguardia degli azzurri, che adesso si ripropongono in avanti. Ecco un lancio molto lungo, ma c'è un calciante di parte bianca che è riuscito ad intercettare molto bene. Adesso ovviamente le si allungano. I bianchi in zona caccia sì, ed è caccia dei bianchi. Davvero una grande azione, grandissima azione, tiro bellissimo di grande precisione. E questa potrebbe essere davvero una caccia decisiva, perché mancano, al mio orologio mancano 5 minuti al termine della partita e i bianchi passano in vantaggio, una caccia e mezza ad una. Straordinaria questa azione, straordinaria veramente. Un'azione splendida, una penetrazione di forza, di velocità e di irruenza, tenendo conto che i bianchi sono con due calcianti in meno e aver trovato questi varchi è segno che l'azione è stata costruita con maestria per cercare, l'abbiamo detto, il pertugio giusto. Si riparte, adesso gli scontri saranno più cruenti, sì, perché sì, gli azzurri ovvio. Non ci stanno assolutamente. Vediamo che già si sono portati in una zona del campo molto più avanzata rispetto a prima. La palla adesso deve essere rimessa in campo perché era uscita, e anche questo possesso palla, quando si ricomincerà, comincia a essere decisivo. Chi avrà la palla avrà un vantaggio di giocarsi un'azione in più. Ecco gli azzurri che possono ripartire ancora con Serra, che sta invitando i suoi a portarsi in avanti e a cercare i varchi giusti. Ancora Serra in possesso di palla, che adesso viene placcato, fermato, e c'è la palla che rimane comunque in possesso degli azzurri. Forse è uscita. Sì, ora è uscita, ma ora è veramente, ora zero tatticismi, ora tutti contro tutti. Credo stia uscendo un calciante bianco, forse? Sì, un calciante bianco. Un altro calciante bianco. Speriamo, e quindi non sia, tre in meno. Speriamo non sia nulla di grave. E questo, ecco, hai fatto bene a sottolinearlo, perché i bianchi sono con tre uomini in meno e sono in vantaggio. Quindi, come dire, ancora di più onore a chi sta vincendo in questo momento. Ecco, poco fa l'azione straordinaria di Diav, del ragazzo di colore straordinario, è partito da solo con una forza incredibile. Ora ci sono degli scontri sotto la balaustra bianca. Il maestro di campo sta andando a sedare un po' gli animi. Gli azzurri però non si fermano e tentano la penetrazione come già hanno fatto altre volte. Si portano in zona di possibile caccia, persa, ma vengono palla, placcati. Ho perso la palla. Chiaramente adesso ogni azione può determinare la vittoria o la sconfitta di questa straordinaria finale. Consentitemelo di dirlo, è veramente una finale straordinaria e fa onore a questa incredibile manifestazione. C'è adesso la palla che viene rimessa in campo ed è un possesso decisamente importante. Tiro! Che caccia! Meraviglioso il tiro! Che caccia, signori! Da molto lontano, e adesso in questo momento gli azzurri si sono portati in avanti 2-1.5. Un tiro splendido, fra l'altro da un datore indietro. Sì, ma è incredibile, saranno almeno 20 metri, cioè una cosa incredibile. Io veramente i miei più sinceri complimenti, perché è un tiro fantastico, veramente. Questo calciante è in mutande, vabbè, e ha perso un po' tutto. Adesso ribaltamento del campo e sono i bianchi che adesso spingono verso la Basilica di Santa Croce. Quando c'è la caccia si cambia campo e adesso veramente ogni secondo di questa partita diventa decisivo. I bianchi tenteranno con la forza della disperazione, soprattutto perché di energie ne rimangono pochi. Gli azzurri difenderanno a denti stretti. Adesso un'azione di penetrazione, un tiro tentato ma da troppo distante. I bianchi tentano comunque, prendo. E c'è una parata! Che parata! Splendida!
splendida la parata, fra l'altro è dell'autore della caccia, che è riuscito a salvare diciamo la propria parte in questo momento. Se qualora gli azzurri dovessero vincere questo torneo, sicuramente quel calciante verrà eletto il migliore del torneo intero. Caccia azzurra! Caccia bianca o è fuori? Probabilmente mezza caccia per gli azzurri. Mezza caccia per gli azzurri, allora probabilmente la partita, come dire, ha avuto la sua evoluzione adesso, perché siamo 2.5 a 1.5. Certo, ancora è tutto possibile, per carità di Dio, ancora è tutto possibile. Comunque è veramente una partita finita! Azzurri hanno vinto gli azzurri! Gli azzurri hanno vinto il torneo 2011 del calcio storico fiorentino, una partita splendida. Tiratissima. Splendida. Ricordiamo il punteggio finale. Guardate in mezzo al campo i calcianti che si abbracciano fra di sé, si abbracciano anche fra avversari, gente che fino a un minuto prima si era scontrata in maniera leale ma vigorosa, adesso va a complimentarsi, i bianchi vanno a complimentarsi con gli azzurri vincitori e gli azzurri vanno a complimentarsi con i bianchi che hanno giocato una partita incredibile. Ricordiamo, gli azzurri hanno vinto 2.5 a 1.5, l'equilibrio è evidente anche nel finale, nel risultato, ma soprattutto questo riteniamo che sia stato un grande spot per il calcio storico fiorentino. Siamo contenti di aver mandato in onda una partita così tirata, dura, agonisticamente, veramente combattuta al massimo, ma che ha rappresentato un momento di confronto a livello di lealtà, come abbiamo detto fin dall'inizio, davvero evidente. Assolutamente, è stata una partita veramente, io erano anni che non vedevo una partita così equilibrata, sentita, corretta, in cui ci sono stati scontri fisici. Ecco, adesso guardate bellissima questa stretta di mano, bellissima. Sì. E tra l'altro questo calciante azzurro che va ad applaudire i tifosi, e i tifosi chiaramente lo applaudono. E andrà anche ad applaudire, sono convinto, anche la curva degli azzurri. Sì. E chiaramente anche loro lo applaudiranno. Bravo, veramente. Assolutamente, lo applaudiranno, perché questi sono atleti straordinari che si sono confrontati in maniera leale, in maniera vigorosa, ma mai sopra le righe. Questo è importante, perché oggi, consentimelo di dirlo, hanno vinto gli azzurri, ma ha soprattutto vinto il calcio storico, e ha vinto Firenze, e ha vinto chi ha voluto fortissimamente questa manifestazione. E allora ricordiamo il presidente, ma ricordiamo anche l'ex presidente Titta Meucci, che si è tanto impegnato nel corso degli anni per questa manifestazione. Oggi vince Firenze. Siamo assolutamente d'accordo, e questo finale con questo calciante di parte bianca, di colore, uno dei giocatori di colore, Diafun, che si è fatto tutto il campo, è andato dalla parte degli azzurri ad applaudire gli azzurri, e gli azzurri hanno applaudito lui. È stato veramente, veramente molto bello. Fra poco avremo, usiamo questo termine, che ecco le cacce che abbiamo visto, che hanno caratterizzato questo risultato. Vediamo la prima caccia degli azzurri, veramente bella. Questa è la mezza caccia, effettivamente. Vai, Cristian, commenta pure. La mezza caccia bianca, e qui questa invece è la caccia degli azzurri. Guardate che azione straordinaria di Ceccherelli, e qui Piombino, che in due lo vanno a placcare, e lui da terra riesce a tirar sulla pala. Incredibile. Qui c'è questa azione dei bianchi, questa caccia dei bianchi. Cioè, oggi abbiamo visto uno spettacolo, io lo voglio dire per i neofiti, straordinario. Queste due acce, sia questa bianca, questa azzurra, è qualcosa ai limiti della fisica. Assolutamente è sì. È una caccia incredibile, è veramente uno spot straordinario, perché si è visto di tutto. Si è visto pugilato, si è visto rugby, si è visto lotta greco-romana, si è visto la precisione nel tirare il pallone e la lealtà di atleti grandi, grossi e forti, ma leali. Non c'è mai stato un solo scontro sopra le righe, mai. Ricordiamo, negli ultimissimi minuti, il calciante di parte azzurra, che aveva appena segnato la caccia decisiva, che ha fatto una vera e propria parata a salvare la propria parte. Quello è stato il momento, a mio avviso, più importante dell'intera partita, perché gli azzurri erano 2.5 a 1.5 in quel momento. Per cui, qualora fosse entrato quella palla, sarebbero passati in vantaggio i bianchi 2.5 a 2, e lì cambia tutto. Cioè, basta appunto quella virgola perché una partita cambi e si possa vincere o si possa perdere. Cambia tutto.
Ecco, cambia adesso anche il registro di questi momenti da Piazza Santa Croce. Abbiamo visto l'intensità dello scontro agonistico e adesso torniamo alla ritualità, all'emozione della cerimonia che accompagnerà fino alla premiazione degli azzurri. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro poco fa parlavamo del grande tifo, tanti tifosi sono entrati ora in campo per salutare, per ringraziare anche i propri beniamini. Ecco, io voglio dire che sono entrati tantissimi ovviamente azzurri, ma ne sono entrati tanti anche dei bianchi, perché oggi i bianchi stanno applaudendo gli azzurri. Esatto, in una sorta di terzo tempo in cui veramente c'è un grande onore e un grande apprezzamento sia per chi ha vinto ma anche per chi ha perso, perché veramente oggi è stata una partita straordinaria in cui tutti hanno dato il 110%. E vediamo i bianchi che addirittura stanno in un certo senso festeggiando, sono tutti riuniti in cerchio, si stanno abbracciando ed è il momento di lasciare il campo con la fierezza di chi è stato sconfitto, però al termine di una battaglia sportiva intensa ma davvero bella anche dal punto di vista della lealtà che abbiamo visto in campo. Ma i bianchi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto oggi, questo è importante ricordarlo, perché hanno dato vita innanzitutto a una partita straordinaria, lo ribadisco per l'ennesima volta, ma soprattutto se la sono giocata fino a 5 minuti dalla fine. Quindi è una sconfitta che chiaramente brucia da un punto di vista agonistico, perché hai visto la vittoria, hai visto la possibilità di tornare sul tetto di Firenze. E poi non ci sei riuscito. Però chiaramente hai anche dimostrato che rispetto all'anno scorso hai fatto un netto miglioramento. Cioè, vorrei ricordare a chi si mette in contatto in questo momento che l'anno scorso Azzurri Bianchi era finita 11 cacce e mezzo a 3. Ecco, in questo momento la regia ci mostra le immagini del giubilo degli azzurri con il drappo dipinto, con il palio che è strettamente nelle loro mani, e adesso stanno urlando a tutta Piazza Santa Croce la loro gioia, la fierezza della propria vittoria, e certamente sono momenti che i calcianti di parte azzurra e comunque anche i loro sostenitori non dimenticheranno facilmente. In questo momento c'è il senso di una vittoria che appartiene anche alla storia della propria parte e comunque alla propria storia non solo personale ma di tutto un rione, quello degli azzurri, che ha trovato in questo momento, in questa partita finale così bella con gli azzurri, il momento di un'esaltazione non solo sportiva ma anche di appartenenza assolutamente significativa. Fra poco vi riproporremo le fasi più appassionanti, diciamo, di questa sera che abbiamo vissuto insieme in Piazza Santa Croce. Gli highlights, i momenti più belli ve li riproporremo, a partire anche però non solo dalla partita ma dall'immagine, dal corteo che ha caratterizzato l'ingresso nel campo. Ecco qui i bandierai degli Uffizi, stiamo risalendo nel tempo a poco più di un'ora e mezzo fa, quando ancora il sapore della battaglia era sopravanzato dalla bellezza, della maestria dei giochi sul campo, dei rumori dei giochi dei bandierai degli Uffizi, davvero bello. Gli ordini del magistrato di Otto di Valsese, Roberto Mattolini, Sanimbeni, segue il maestro di campo. Lo svolgimento del gioco. Ecco il corteo che scorre, sono ovviamente i momenti che hanno preceduto la partita tra gli azzurri e i bianchi, vedete questa davvero miscellanea di colori e di rumori che vi facciamo godere per come sono. I bianchi che entrano in campo prima della partita. Ed ecco la vitella chianina che insieme al palio, Cristian, il segno della vittoria. Il segno della vittoria, quindi la vittoria degli azzurri, ma la vittoria soprattutto, lo dico mentre passava il giglio, la vittoria di Firenze. Ecco, qui siamo ad alcuni momenti ancora dell'allenamento, vedete il campo di Piazza Santa Croce che ha segnato il momento in cui tutto il corteo dei figuranti salutano, e qui l'inizio della partita, di questa bellissima partita fra azzurri e bianchi. Qui veramente abbiamo avuto veramente, devo dire, una grande fortuna, una fortuna noi come professionisti di riuscire ad assistere a questa gara,
ma anche una fortuna notevole nell'aver potuto regalare ai nostri telespettatori una partita veramente incredibile. Ecco, stiamo rivivendo anche alcuni degli scontri più intensi, diciamo, di questa partita. Non ne sono mancati ovviamente, ma mai al di là delle regole del fronteggiamento 1-1 di cui abbiamo parlato. Devo dire che questi due colori hanno dato vita ad una partita veramente intensa, ma mai sopra le righe. E questo, devo dire la verità, ecco la caccia dei bianchi che abbiamo rivisto. E questa invece è la mezza caccia, ecco, questo invece è uno scontro, vedete, tipicamente pugilistico, ma sempre uno contro uno, mai due, tre contro uno, sempre nella lealtà massima. Questa è la prima caccia azzurra. Piombino, sì. È un ingegnere lui. Veramente lui è un ingegnere, bella la caccia. E lavora, da quello che mi risulta, in Svizzera. Quindi questo per dire che non tutti sono... come dire, attenzione, qui è un altro momento decisivo della partita, uno scontro molto forte. Questo era il tentativo bianco, anche questo molto bello, ma nulla in confronto a questa caccia straordinaria. E questa è la ciliegina. Questa è veramente bellissima. Ecco la parata di cui si diceva prima. Sì, momento decisivo della partita. E questa ecco è la gioia, che la gioia di Carli, un calciante di vecchia data, un vecchio leone azzurro che ne ha visti tanti. E questo è il saluto degli azzurri, l'orgoglio di aver vinto anche stavolta questo torneo. Noi ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra serata dedicata a Firenze, di questa festa di Firenze che abbiamo vissuto da Santa Croce, una festa che abbiamo vissuto insieme. La partita vinta dagli azzurri nei confronti dei bianchi per 2 calci e mezzo ad 1 e mezzo. Quindi davvero grande equilibrio, grande partita, bellissimo spettacolo. Ricordiamo che la nostra diretta riprenderà poi alle 21.45 circa per darvi anche la bellezza delle immagini dei fuochi, stasera i fuochi dedicati a San Giovanni. Io ringrazio Cristian Campigli, che è stato con noi, devo dire, compagno assolutamente prezioso, per raccontarvi le emozioni di Firenze. Io ringrazio te, ringrazio soprattutto tutti i nostri telespettatori che hanno avuto la bontà di seguirci. Mi auguro che abbiano apprezzato questo straordinario spettacolo quanto l'abbiamo apprezzato noi. Sì, noi l'abbiamo apprezzato molto perché abbiamo visto l'identità di Firenze rappresentata con simbologia e partecipazione, abbiamo visto un impegno, un confronto agonistico giocato con lealtà, abbiamo visto anche delle cose belle dal punto di vista tecnico, anche da neofiti, perché centrare la caccia con certi spunti atletici, agonistici e tecnici non è roba da poco, Cristian. Assolutamente, abbiamo visto veramente una partita completa in cui ci sono stati scontri di tipo pugilistico, scontri di tipo rugbistico, azioni straordinarie, tiri da vicino, tiri da lontano, insomma una partita veramente, se domani io dovessi vendere fra virgolette il calcio storico ad uno sponsor, porterei questa partita. E allora ricordiamolo, gli azzurri hanno vinto il torneo del calcio storico 2011 con la partita, la finale che si è giocata in piazza Santa Croce di fronte ad un pubblico davvero appassionato, ad una piazza assolutamente gremita. Il sole ci ha tenuto compagnia per tutto l'arco della partita, per tutto l'arco del pomeriggio, però è stato il giusto compendio ad una festa che ha rappresentato l'orgoglio di Firenze nel modo giusto. In questo momento i figuranti stanno abbandonando il campo lentamente al ritmo del tamburo che segna un po' anche il battito del cuore di questa città che si ritrova per San Giovanni tutta intorno alle proprie tradizioni. E la sfida agonistica rimarrà nella storia ovviamente per quanto riguarda il risultato, ma anche, Cristian, per quanto riguarda la bella, bellissima, intensa partecipazione dei bianchi. Assolutamente, io infatti credo che noi dobbiamo chiaramente applaudire i vincitori che sono gli azzurri che hanno vinto con merito, ma dobbiamo sottolineare quanto i bianchi siano stati vicini, veramente molto vicini a quella parata.
E allora, ringraziando ancora Cristian Campigli per essere stato con noi e soprattutto chi ci ha seguito, noi di Toscana TV vi lasciamo con queste bellissime immagini di Piazza Santa Croce e vi diamo appuntamento alle 21.45 per la diretta con i fuochi di San Giovanni. Grazie a chi ci ha seguito, il calcio storico fiorentino è stato una bella dimostrazione dell'orgoglio di Firenze e siamo stati contenti di averlo mostrato. La regia di Toscana TV può predisporsi per staccare da Piazza Santa Croce per andare avanti con la nostra programmazione. Un saluto anche da Daniele Magrini. Buonasera. Buonasera. Eccoci. Siamo partiti. Sì, partiti. Partiti. La partita è iniziata. Ora ci sono i primi momenti in cui chiaramente ogni calciante cerca il suo avversario. Qualcuno con scontri di tipo chiaramente più pugilistico. Io sto vedendo per esempio un calciante qui, Rocky. Ecco, ci sono un paio di scontri. Però è tutto, per ora è tutto abbastanza nella norma. Ecco, è importante sottolineare come questi primi momenti in cui la palla è in mano agli azzurri, chiaramente si cerca, come dire, di capire com'è il campo. Cosa e soprattutto vuol dire? Quali sono un po' i punti deboli. Esatto, di capire come si sono schierati gli avversari, di trovare i varchi, perché è importante chiaramente anche, come dire, non perdere la palla, è uno degli aspetti assolutamente fondamentali del gioco. Tra l'altro diciamolo che gli sconciatori, che sono quelli che agiscono a centrocampo, ovviamente sono decisamente più importanti nel momento in cui la palla l'hanno gli avversari, certo, perché devono rompere, mentre tutto il resto della squadra si fronteggia uno a uno proprio per liberare dei varchi di spazio. Ecco, per esempio, vedete adesso il calciante azzurro ha provato a cercare un varco laterale. Questo è un tipo di azione che vedrete spesso e volentieri. Tra l'altro la persona che ha in mano adesso la palla, chiaramente gli animi si stanno un po' scaldando, ma ribadisco, comunque io vorrei farvi notare quanto è bravo il maestro di campo, perché ci vuole anche molto coraggio andare nel mezzo fra due colossi, si stanno picchiando a livello pugilistico, intervenire in quella maniera col rischio anche di prendere, come dire, un cazzotto in bocca, ecco, voglio dire. Purtroppo quello a cui abbiamo assistito poco fa è uno dei rischi di questo sport, cioè è normale, è come se domani andiamo a vedere, Daniele, un incontro di pugilato, può capitare ci sia un KO, voglio dire, questo è importante dirlo, non c'è stato nulla di scorretto in quell'azione, era uno contro uno, il calciante bianco era in guardia, così come lo era il calciante azzurro è stato più bravo, più fortunato se si vuole, e ha, come dire, azzeccato il colpo vincente. Ecco. Tra l'altro, ecco, una cosa da notare che magari appare ordinaria e naturale per chi conosce il calcio storico, ma per chi vede queste cose da fuori Firenze è abbastanza straordinaria, è il fatto che i volontari della Misericordia portano l'acqua direttamente in campo, non sì, è sì, che sì, aspettano sì, sì, sì. Situazioni di stop, sono no, lì no, 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 no. Per portare l'acqua, insomma. No, assolutamente. Tra l'altro
Tra l'altro spesso e volentieri l'acqua viene gettata addosso magari a due calcianti perché che si sono bloccati magari fra di sé per molto tempo, oppure che stanno per esempio avendo uno scontro un po' troppo violento, ecco. Gettare l'acqua addosso è anche serve un modo, anche per calmare i bollenti spiriti. Sì, proprio nel senso stretto del termine. Ecco, la palla lo possiamo notare, adesso ce l'hanno i bianchi. Chiaramente, ecco, queste sono fasi ovviamente un po', come dire, meno spettacolari, diciamo, delle partite, perché chiaramente i bianchi stanno cercando di trovare il varco giusto, perché è importante ricordare una cosa: chi passa in vantaggio, e qui è veramente molto simile più al calcio che al rugby come sport, ha un vantaggio enorme, perché poi può controllare la partita. Controllare la partita facendo chiaramente girare la palla in maniera più, più omogenea, più fluida e magari all'interno della propria metà campo. Per cui chiaramente nessuno, soprattutto in questa fase iniziale, cerca, come dire, l'eccesso più fluido, perché ecco una cosa che dobbiamo dire, una vera e propria rivoluzione, ma che una rivoluzione molto positiva, che ha reso il gioco molto più spettacolare e anche molto più godibile da un punto di vista televisivo rispetto alle partite dei primi anni 2000, è che negli anni 2000 c'erano due file lunghe di 14-15 calcianti che si confrontavano una parallela di fronte all'altra da un punto di vista pugilistico, mentre invece pochissimi portavano la palla ed era una specie di lungo incontro di pugilato, spesso anche abbastanza ripetitivo, ecco. Invece da un punto di vista televisivo, da un punto di vista più spettacolare, una partita come questa ha sicuramente un interesse. Ecco i bianchi che avanzano, ecco, queste sono tecniche veramente di rugby, perché vedete che stanno girando, ecco, in 5 o 6, ma gli azzurri qui hanno ripreso la palla. Un passaggio poco preciso di un calciante bianco. Ecco, ora un azzurro si avventura lungo la balaustra e lì avete potuto vedere lo scontro, la forza, anche la violenza dello scontro, di tipo proprio rugbistico. È stato un placcaggio alle gambe assolutamente regolare, ma che insomma ci vuole, come dire, fegato per è andare stato fermato con molta energia, con lui ha tentato l'affondo in velocità, ma l'energia di chi ha difeso, quindi la parte bianca, è stata massima. Ovviamente adesso rispetto a quell'intervento c'è un po' di conseguenza, un po' di accaloramento, ma come dicevi prima, il maestro di campo davvero è veramente sempre presente. È bravissimo, è veramente bravo, è importante ricordarlo, perché guardate adesso, sta spingendendo i calcianti, ma anche con grande coraggio. C'è un'altra barella in campo. Vediamo se è un calciante di parte bianca o un calciante anche di parte azzurra. Bisogna ricordare una cosa, se il calciante, quando esce un calciante non è che viene sostituito, quindi la squadra chiaramente gioca con un calciante in meno, per cui è chiaramente uno degli scopi di una delle due squadre è anche rendere chiaramente l'avversario con meno uomini in campo. È un calciante di parte bianca anche questo, che è disteso a terra. Mi sembra di sì. Tra l'altro lo stanno soccorrendo in campo, ovviamente appare decisamente stordito. Gabriele Ceccherelli, lo Zena, soprannominato Zena, è uno dei calcianti più rappresentativi degli azzurri, anche lui appunto l'uomo che vi dicevo, di cui parlavo poco fa, 53 anni se non vado errato, quindi insomma, come dire, uno spot alla giovinezza, ecco, in senso assoluto. Chiaramente adesso ci sono un po' di scontri, però per adesso, voglio essere sincero, è tutto molto nella norma, tutto molto all'interno delle regole. Scontri anche sempre 1-1, vediamo uno a uno. Fronteggiamento proprio con la tecnica del pugilato, qualcuno invece lotta greco-romana gettandosi a terra. Fino a questo momento non ci sono stati interventi tali da ritenere necessario interventi a fermare una certa troppa esuberanza. Il pallone non circola ancora in avanti perché siamo nella fase Christian di studio. I blu, gli azzurri che cercano di superare la parte centrale del campo. Anche questo giocatore è uno dei più esperti, assolutamente. Credo siano più di 20 anni sicuramente che gioca, forse anche più di 30 anni. Questo invece che ha il pallone adesso è il figlio dello Zena,
è il figlio di Gabriele Ceccarelli. Emanuele, calcianti da generazione. Da generazione, tra l'altro è uno dei più forti, è considerato uno dei calcianti più forti degli ultimi anni, perché è veramente un atleta completo, un ottimo pugile, ma anche un bravissimo nel tirare la palla. Ecco. Chiaramente qui come funziona, come si sviluppa il gioco? Ci sono chiaramente questi scontri a, diciamo, centrocampo, in cui i calcianti, alcuni calcianti si fronteggiano da un punto di vista. Eccoci, ecco, qui c'è stato un KO, qui c'è stato un KO. Quindi un colpo proibito. No, proibito. Nel senso per l'effetto che ha avuto. Sì, esattamente. E qui si sta scatenando invece a questo punto un po' di scontri maggiori, perché vediamo che il calciante di parte bianca che è a terra. È stato colpito in modo molto forte, sì, i soccorritori si sono immediatamente portati su di lui, perché quando ha cercato di rialzarsi abbiamo visto nettamente che le gambe non lo hanno retto. Molto forte, no, ha preso proprio, eccoci qui ora sulla terra, cerca la corsa in velocità all'affondo, no? vogliamo dire anche perché poi chiaramente la partita, questo lo dico per i telespettatori, ma soprattutto per quelli che sono un po' più, come dire, dei neofiti, chiaramente la partita si scalderà in maniera notevole non appena una delle due squadre passerà in vantaggio. Ecco, ricordiamo quello che hai detto un po' all'inizio, perché tutto questo non è frutto appunto di improvvisazione. Qui hai detto bene, si fondano diversi sport. Sì, esatto. Ricordiamoli. Ecco, voglio dire, qui si può vedere tranquillamente. Il rugby, diciamo, è lo sport che per adesso abbiamo visto meno, ma che vi assicuro vedremo, e vedremo molto, perché è lo sport che, voglio dire, dimostrerà come questi ragazzi riescono a portare la palla e consentirà arrivare. Di andare a caccia. Esattamente, no? esattamente. Poi c'è la lotta alla greco-romana, e questo si può vedere attraverso varie prese che ci sono fra vari calcianti, no? Sono proprio tecniche tipiche di lotta greco-romana. Infine il pugilato, perché ci sono dei confronti testa a testa, uno contro uno, di grande intensità e di grande difficoltà, anche perché bisogna ricordare che nessuno ha i guanti, sono tutti scontri a mano nuda, quindi voglio dire, gli eventuali colpi che arrivano veramente diretti. Infatti poco fa il ragazzo dei bianchi che è uscito, è bene ricordarlo, non è che è uscito perché era, come dire, una mammoletta, ecco, ma perché, né per un colpo di sole, ma perché è arrivato un colpo serio in fronte e senza guanti, come dire, basta un cazzotto tirato bene per suscitare un effetto veramente notevole, ecco. Quindi questo è importante ricordarlo. Questi sono tutti atleti straordinari. Questi sono tutti atleti straordinari che hanno, ecco, si può vedere chiaramente, ecco, un modo anche spesso per stemperare le tensioni quando due magari calcianti si stanno confrontando da un punto di vista pugilistico, magari arriva un terzo calciante che tende a bloccare in modo, diciamo, da togliere di mezzo l'avversario, ma anche impedire la continuazione dello scontro troppo duro. Esattamente, è una tecnica abbastanza diffusa e che rende anche il gioco